di competenza affinché siano salvaguardati gli attuali livelli occupazionali di tutti i lavoratori impiegati presso l'ente, anche alla luce del progetto di crescita illustrato di Poste. Grazie, le chiedo solo un'ultima cosa. Sulla prima riformulazione della mozione Rampelli, copre tutte e due i dispositivi? Sì, propongo una riformulazione e quindi che diventa riguarda, unico. Diventa un unico punto. La ringrazio. Bene, passiamo alle dichiarazioni di voto. Ha chiesto di intervenire il deputato Oreste Pastorelli, ne ha facoltà. Grazie signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi. La mozione di maggioranza rispetto alle altre concernenti il medesimo tema delinea per il Governo un preciso piano d'azione da seguire al fine di tutelare le reali esigenze della cittadinanza in temi di servizi universali, tra i quali quelli postali. Sebbene noi apprezzeremmo un radicale ripensamento del piano strategico 2015-2019 di Poste Spa, l'impegno del Governo a monitorare l'impatto del piano di razionalizzazione della rete degli uffici postali sui livelli occupazionali, così come quella a far sì che non siano le piccole comunità montane e rurali a pagare il sacrificio maggiore derivante dall'attuazione del suddetto piano. Sono obiettivi concreti. Come già ho avuto modo di dichiarare, la mera logica del profitto non è compatibile con la missione di Poste Italiane, la quale consiste nel garantire a tutta la cittadinanza indispensabili servizi di carattere pubblico. Rispetto a questi ultimi, non importa quanto sia poco redditizia la loro presenza in determinate zone disagiate o semplicemente isolate del territorio nazionale. Tali servizi debbono continuare ad essere svolti e non c'è privatizzazione che possa cancellare questo dato. Nella presente mozione emerge la necessità di portare avanti questa diversa impostazione, nella quale l'ottimizzazione di una struttura chiamata a svolgere servizi essenziali non può consistere in una compressione dei diritti dei cittadini, specie se appartenenti alle categorie più deboli, quali gli anziani. Una conseguenza di questo tipo, facilmente prevedibile in relazione al nuovo piano strategico di Poste Italiane, deve essere assolutamente scongiurata e la presente mozione, rispetto alla quale esprimo il voto favorevole della componente socialista, rappresenta un primo chiaro segnale al Governo in questo senso. Grazie. Ringrazio. Adesso il collega Walter Rizzetto. Prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Signori del Governo, dunque ho ascoltato con attenzione quanto appena dichiarato dal collega Pastorelli e sono a confermare quanto a tutti gli effetti Poste Italiane rappresenta per i cittadini italiani. Lei lo sa, ci siamo visti anche in commissione recentemente attraverso un'interrogazione a cui effettivamente lei ha risposto, ma non siamo rimasti soddisfatti evidentemente dalla risposta, perché immaginiamo che anche lei in questo frangente, come spesso ricordato, può fare effettivamente ben poco. Però Poste Italiane è un servizio pubblico secondo noi essenziale. Nel mese di dicembre 2014 è stato approvato, come prima detto e come prima ricordato, questo piano industriale, sì.